Ma poi il problema è che forse era meglio quell'altro, ma devo fare? Era meglio prendere il light, forse. Ciao Trapping Reflection. Coltellato alla Yakuza, sì. Sì, un po' tremo, un po' tremo. Fammi vedere un attimo. Fammi vedere un attimo. Non me lo metto un po' più centrale, no, più di qua, vedete? Ma io capisco Conan, no? Cioè Conan ormai va avanti da mille e mila pensioni per edizioni, c'ha non lo so, raga, mi sembra uguale, non riesco a capire. C'è ormai Conan, no? Non dovrebbe essere diventato grande di nuovo. Cioè, sti cazzi alla fine è tornato bambino, sono passati 20 anni. Cioè, a una certa. Sì, c'era il ristorante Ciacchimbo, è un ristorante italiano, simile italiano. Ma com'è questo Jimbo? Perché ieri il Jimbo invece era stabile, non capisco, forse è caricato male, non lo so. Forse è quello il problema. One Piece è l'amicizia, lo hanno tutti. Mi sembra a posto. Sono meno di 5 anni dentro One Piece. One Piece. Sì, ma cazzo, ma Conan no? Ah, io dico almeno ogni caso sarà almeno un giorno, no? Sarà almeno un giorno Conan, no? Cioè non è che fanno due casi al giorno, due omicidi al giorno. Cioè, se sommi tutti i giorni in questa un caso al giorno, Cristo santo, per ogni episodio, ogni cosa del manga, cioè cazzo, siamo arrivati, saremo arrivati ormai a 10 anni, Cristo santo, cioè ormai lui è tornato giovane, cioè, anzi meglio, cioè, ha vissuto una seconda giovinezza, da paura, cioè, che gli frega. Ma Conan non finirà mai, Conan non finirà mai, sì, comunque vibra un po', strano, ma com'è? Ma com'è, forse devo tenere più dritto. Questo è il problema, raga. Se non sbaglio è tornato adulto, perché le obbligazioni sono circa 500 episodi, il resto sono tutti filler e storie a parte, ok. Sì, ma nei Griffin e nei Simpson non passa il tempo. Non passa il tempo nei Griffin e nei Simpson. Ah, comunque è strana sta cosa, mo mi stai a fa'. Mi ha fatto venire dubbio. Non so che è successo, sinceramente. Questa cosa della stabilizzazione. Studio mappa. Vorrei provare prima o poi a richiedergli l'intervista, eh? Prima o poi. Sì, infatti, Conan ha tutti i filler, so. È facile. Sì, controlliamo a casa poi, dai. Che se la fa? Questi se la fa la rincorsa alla Conan. Che sta a fare? Stanno a fare. Boh, se stanno a inseguire. Poi ha fatto pure. Aspetta, aspetta. No, ma infatti, ma più che altro anche perché Mappa ultimamente è anche stata in mezzo a vari casini, no? Problemi di overwork e cose del genere. Secondo me non le fanno più. Secondo me non le fanno più.
Se volete aiutare il canale, l'ultimo dell'anno, ricordatevi che potete, potete farlo. Se volete che aiutare il canale l'ultimo dell'anno con qualche abbonamento o quello che vi pare, mi raccomando. Ragazzuoli, vediamo che fa, va, vediamo che fa. Magari di Zagaia di mattina alla fine dell'anno. Non so se mi fanno entrare con quel video, col video. Un attimo a vedere. Per le modi ultimamente non ci stanno, ultimamente non ci stanno, per fortuna. Come i corna, non si sa mai. Niente, niente terremoti, devo dire la verità. Da un po', da un po'. Di forti, magari c'è stata qualche scossetta. No, pure questi stanno a chiudere, non mi dico, questi sono aperti 24 ore, giustamente l'ultimo dell'anno, ma andano a fanculo. E mi sa di sì. L'ultimo è l'unico giorno in cui sono chiusi, o forse no. O forse sì, o forse no. Facciamo, sembrano aperti, facciamo un campai di fine anno, vediamo un po'. Buongiorno, hai Tori, hai accanto del modale di vedere, hai accanto del modale di vedere. Ah, sai chi? Ah, già, 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 niente, allora, niente. Se posso fare riprese nel... Se posso fare riprese nel locale, hai visto? Questo è per colpa di... degli stronzi. Prima di fare il video dove fai in giro a raccogliere pacchinato dei vari negozi, visto che mi fai la live fuori discussione, visto che sei dai parenti. Il primo, che intendi? Raccogliere i pacchi regalo dai vari negozi. Ah, tu dici il coso, tu dici Fukubukuro. Il 2, il 2. Ma dove cazzo stanno a fare? Che sta a fare questo? Ma quello di prima. Zagaia, lo so che io ho sempre, ripeto, il naso chiuso e sembra che dico a volte le K invece delle K, delle G e così, però Zagaia. No, io da mo' faccio un capodanno in stile occidentale. L'ultimo l'avrò fatto nel 2017 forse. Sì, è un personaggio. Corre, corre, da prima, è sempre lui secondo me. Però che palla, ma non si possono fare riprese, ma che dito al culo, ma mortacci sua, ma poi che vuoi, ma se sto al bancone e mi riprendo solo io. In Zagaia con la K, Zagaia con la K e la Y, Zagaia. Non te sbagliare. Perdon, che pure siamo bannati, vi ricordate? Sono bannato dal Donkey, che c'era quello che mi ha cacciato. Male. Vabbè. Isahaya. La Toscana, dico, no. E palle, dove andiamo? Stile One Piece, è vero. Waka Ateru, Oshinde Show. Il 2 andiamo a vedere i pacchi. Sì, Zagaia è il posto dove c'è sta il sake, il negozio dove c'è sta il sake. Praticamente dove si beve, il posto dove si beve, il concetto è moe il tipo lotto carino mio moe più mamma mia, poca fantasia oggi, cioè, mi dispiace. Botti, niente botti, raga, in Giappone non si fanno i botti a capodanno, si fanno d'estate, è tutto diverso. Sono tutti toscani in Giappone, raga, il 90% degli italiani sono toscani.
del 90, di questi toscani il 70% sono De Prato, romani veramente pochi, romani pochi, però la maggior parte sono toscani, sono tutti toscani. Lo dei giri Spinaciola non è, capito, è un esempio, su 400 italiani in Giappone sono Spinaci, siamo in due, questa è la citazione di Boris. Ho provato a vedermelo, Boris, sta su Disney Plus, non lo so dove ci devo impegnare, non l'ho mai visto Boris. Ma per questo sta a fare live streaming, Ciao cucù! Ah, che ha trovato questo? La mappa del tesoro. La mappa del tesoro. Qua ancora Natale. Oh, che bello! Golden Spam Musubi. Wow, tough of favor. Marò, oggi stai tutti a dormire, E lo so che Boris è bello. La mascherina ormai, vabbè, molti magari adesso hanno anche un po' di raffreddore, cazzi e mazzi, No, non ho ancora visto l'intervista di Dario Urasawa. Ancora mi manca. Oh. Qua sono già tutti pronti, Azzurri. La prima vendita dell'anno. Vediamo se il mercato è aperto, Vediamo un po'. È un mercato aperto. Vabbè, ma sono qua in Giappone, hanno sempre messa, poi dopo il corona la mascherina è rimasta parecchio prepotentemente, direi. Ma a me sembra molti negozi resteranno aperti oggi, sì, dico, in Italia pure mi rimango, in Italia rimango qua. Neanche su sta cosa. Sarà aperto il mercato? La fiera del Tufello, vedete, stanno a aprire qua. Da me poi non vediamo i negozi che aprono, Il controllo di lockdown, dovete, questo. Madonna, il lockdown. Un sacco di followers, benvenuti ai cari amici followers. Cari amici followers. Comunque, per colpa di quei stronzi che si sono fatti arrestare per fare le IRL, secondo me, mo sarà più difficile fare le live dentro i locali, porca puttana. Per colpa di quegli stronzi, tipo, come si chiama quello, coso? Johnny Somali, come si chiama? Lo stronzo di Johnny Somali. E gente simile, sarà difficile secondo me tra un po'. Già mi ha fatto del culo e quelli hanno rifiutato. Maledizione. Maledizione. Che poi capirai, quando i giapponesi si mettono, oddio, questo non si può fare, è finita. È finita proprio, guarda che manovra che sta a fare. Guardate intanto la pizza, vediamo se le pizze di Napoli no Kama. C'ho dietro casa questi pure, L'ho provato, vale un cazzo, però 500 yen ci può stare ogni tanto. Ma la foresta dei suicidi di Luca Ampone a me è una cosa vecchia, a parte, cioè, ormai è talmente vecchia come storia che quella ha fatto il giro, è diventato un wrestler addirittura. Poi ci ho fatto un video al tempo, la pandera, il 2017. Foresta purtroppo è una brutta storia, esiste, c'è, cioè, e ancora probabilmente purtroppo è utilizzata, questo è. Comunque, secondo me per colpa dei Johnny Somali, Italia così, voglia. Ah, chi ha regalato? Ah no, da ieri probabilmente, good.
Ragazzi, ricordate, se volete farmi un regalo di fine anno e volete rinnovare la sub e avete Amazon Prime, per voi è gratis, qualsiasi altro tipo di sub, veramente siete dei supereroi. Il canale va avanti grazie anche alle sub, perché insomma ci vale l'incentivo del sordo, quindi io vi ringrazio tantissimo in anticipo se volete aiutare il canale. Mo' se andiamo a vedere se il mercato è aperto. No, non so da quando, chissà da quando è diventato, non ne ho idea, sinceramente non so, probabilmente da sempre. Ovviamente da sempre. Sono passati 6 anni dal caso di Logan Paul, raga. Sono passati 6 anni e un sacco di tempo fa. Se sono passati 7 anni, 8 anni dalle Iene, dalla storia delle Iene, quanti anni sono passati dalla storia delle Iene? Tempo passa, raga, tempo passa. Sì, quello sì, ma Johnny Sommeri loro adesso hanno avuto questo problema e appunto io ero andato in quel negozio l'altro anno, sono andato una volta, un paio di volte a fare live, non quel negozio in particolare, quella catena, non ci ho mai avuto cazzi, e invece adesso no, hai visto, non si possono fare video, vaffanculo. No, Iene forse era 2016 o fine 2015, no, mi sa inizio 2016 era, Era inizio, era aprile 2016 mi sa le Iene, perché era già la fine del primo anno in cui ero tornato, sicuramente non era uno dei primi video che ho fatto assolutamente nel 2015, quindi penso fosse 2016. Le Iene pure bella cagata fecero, pace all'anima di cosa, però pessimo, pessimo articolo, pessimo, pessimo tutto veramente. Grazie Good che ha regalato a Cucù, grazie Good, grazie Good, questa fu veramente pessimo. È da un po' che non ci si dicono cagate sul Giappone. Giusto, oddio, spiego, c'era, oddio, qualcosa c'era però ultimamente, mi hanno qualche articolo, mo ho visto che sta diventando virale il fatto del video di quelli con i granchi vivi dentro la confezione del supermercato, ma arrivano tutti spam delle varie testate che fanno queste cose, raga, purtroppo in Giappone è così, ho fatto delle... Allora io dovrei far vedere il video che ho girato con le tartarughe vive dentro la rete al mercato del coso, purtroppo le fanno queste cose. Bella, niente petardi. Sì, granchi venduti vivi dentro la confezione di plastica, però non dentro l'acquario, per dire. Purtroppo queste cose le fanno. Purtroppo queste cose le fanno. Cioè, se aveva già aperto il mercato, poi adesso lo vediamo anche. Questo è un buon cinese. Questo è Vegalta, amico Vegalta Sendai. Questa strada ci vediamo da una vita. Cioè, vivevi qua, sei stato in un albergo. Che poi che locali siamo fatti? Siamo fatti CIE. Io ancora non ho usato l'aceto balsamico di CIE. Ma ancora devo usare l'aceto balsamico di CIE che mi ha regalato. E attento Duke, se ti sente Maria Sofia, so cazzi. Ma sai, mi sa che è aperto oggi il mercatiello. È l'ultima vendita dell'anno, può essere pure che ha aperto il mercato. Siamo andati all'altro mezzo sul show. È quello che non mi hanno fatto entrare, Good. È quello che non mi hanno fatto entrare adesso, ti ricordi? È quello dove ho provato adesso, siamo andati là, che hanno il pescetto con le uova dentro, era quello, è che non ti ho portato un buon susciarolo, quello è stato un gran peccato, ma è aperto oggi, almeno in parte forse, in parte è aperto. No, è un izakaya che fa anche sushi, non è un susciarolo. Perciò ha detto giustamente Good mezzo susciarolo.
perché c'ha, fa anche il sushi perché c'ha un pesce fresco, però sentite la musichetta di Capodanno. È aperto, aperto, aperto. Abbiamo fatto un po' di spesa. È un sacco di gente, raga, eh. Fanno a fa, che stanno a vendere? Le fragole di Capodanno. Tipiche. Qua è aperto. Qua è aperto. Senti che musichette, oh! Sì, sì, ah, ci sono tutti aperti, so. Certo che devo buttare via tutto. Qua stanno chiusi, guarda un pesce. Ma guarda il polpo. Bello, bello, quasi quasi. Sì, è qualcosa per bambini. Ah, oggi c'è un bordello, eh! Pure tanti turisti da Taiwan, mi sa, eh! Ricordiamo che qua dentro non posso entrare, che è pieno, che cade la linea. Maronna! Maronna! I limoni, signora! Guarda, guarda, guarda che cose sono quelle, oh! Guarda che pescioloni! Guarda che pescioloni! Novemila yen di zuaigani si fa, ma famo un'altra vasca, va! Famo un'altra vasca, vediamo il pesce! Guarda che bello, guarda che granchioni, eh! Guarda che granchi! Guarda un pesce! Una verdura! I rombi, questo rombi! Mamma mia! Ma oggi costa il triplo, regà! Quel pesce non costa così tanto di solito! Hanno alzato i prezzi per Capodanno! Mortacci loro! Hanno alzato i prezzi per Capodanno, ehi! Hai capito, Mariuoli? Hai capito, Mariuoli? Trancio di tonno 7000 yen, ma anche no! Oddio, forse questo ha mantenuto quasi i prezzi normali, infatti sta pieno di gente, eh? Infatti sta full questo. Questo sta full. No, 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 alzati pure lui, alzati. Anche se c'è il ciutoro, dai, ci sta. Guarda che pezzo di ciutoro enorme questo. Vabbè, ma ci sta, 2500 yen, bello questo. Vincio, 1600, questo c'ha i prezzi ancora ok. Ah no, è vero, devo andare a piano, mia che per i suoceri, bravo! Devo andare a piano un panettone o qualcosa. O magari ci vado nel pomeriggio. Daikon, vedi, sto tutte le cose, sarebbe i daikon. I mochi, vedi. I ginkan. Tutti i mandarini, raga, come è Natale da noi, no? Guarda, va, 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 anche buoni prezzi. Mo vediamo, va. Mo vediamo. Mo vediamo, vediamo. Il ritmo musicale del momento, sì. Ma che c'hanno tutte le vecchiette, poi se ti ricorda la loro infanzia. C'è tanta vita, c'è tanta roba. Però i prezzi gonfiati, eh. Prezzi gonfiati, prezzi gonfiati.
tranne la frutta no, mi sembra ok, frutta e verdura mi sembra ok. Però si può fare la spesa, certo se non mi sbrigo qua è come piragna, fanno, se mangiano tutto, se mangiano tutto. E quindi, già gonfiato tutto l'anno, giustamente, sì, è vero, è vero, è vero. E quindi, bisogna, i negozi però aprono alle 10, quella è l'inguleta, Il 31, l'uno con i suoceri, l'uno pranzo, poi tutta la giornata. Con lo Sacerdori farò il video quest'anno farò il video. Quest'anno ve lo faccio il video. Ieri è saltato pure il video, quindi ve lo devo. Non mi ficcate sotto, signor. Che cosa? Avete visto a 16 euro? Che c'era? Quello era il prezzo finale, eh? Non fanno al chilo qua i pesci, quello che vedi, il prezzo è quello. Non c'è. Dal 2015 abito qui fisso, sono stato anche dal 2010-11. Seguimi su YouTube che c'è un sacco di belle storie che ho raccontato durante gli anni. Ormai purtroppo canale morente, però sempre attivo in qualche modo. Cercavi di Giappone, benvenuto comunque. Ragazzi, è Capodanno, se volete aiutare il canale con Amazon Prime per voi è gratis, altrimenti qualsiasi tipo di abbonamento, bit, donazione, siete dei grandi eroi per questo grande fine di 2023, mi raccomando, famiglia, sempre famiglia, sempre famiglia. Vediamolo poco, va. Grazie Albert. No, purtroppo è rotto il. Non l'ho più aggiustato. Non l'ho più aggiustato il robottino, il botto. Là fanno la fila per i dolcetti in Monaca di Maison Chalacant. Fai tu il botto, sì. Ti sbottoni. Questo, nessuno ha mai remixato questo rumore. Sarà anche volente, ma tesoro, tutti i video interessati che ho caricato. Grazie mille, questo è... grazie mille. Prima o poi, chi lo sa, il sogno dei 100.000, chi lo sa, manca così tanto eppure così poco. Roppongi rompono tanto il cazzo la sera, sì, devi stare attento. So, alcune zone di Roppongi rompono parecchio il cazzo. Ma anche Shinjuku ormai è uguale, vai a Kabukicho è uguale, fanno la stessa cosa, rompono il cazzo uguale. Devi stare attento, non andare mai nei locali quando ti fermano, ti chiedono vuoi venire nel locale, te rifiuta. Perché l'inculato è dietro l'angolo, veramente. La musichetta, qua sono tutti i fringuelli. Questo è per... questi sono... perché cambia, ci ho fatto anche lo short. Praticamente, il rumore cambia a seconda se è per il semaforo che va dritto o quello che va di lato, capito? Per i non vedenti, ovviamente. No, oggi non lo so, ma oggi non faccio niente di che. Facciamo domani. Che casa è? Non era una casa, quella era un coso, una chiesa, casa e chiesa. Vedete la fila per... qua vendono i Monaca che sono dei dolci tipici generali, non di questo negozio, però qua sono talmente buoni che la gente si mette in fila perché già poi si piace la fila. Ma dopo quello che è successo in Italia col Crispy McBacon a 200 euro, a 3 euro, non potete più di niente. Dopo quello che è successo in Italia col Crispy McBacon, zitti e muti, perché
perché oh play, oh grazie mille Raiden e Midna per l'abbonamento, ci stanno guardando, non so se tutti e due, però grazie mille, buon fine anno. Siamo 8 ore adesso di differenza con l'Italia. Grazie Midna, grazie mille, vi aspetto, buon fine anno. Andiamo dritti, vediamo la situazione di... Ma dovrei un caffettino quasi, se è verde si me li fa passare, non è che mi guardi così, sci tua, ti saluto Sagurina Minna. E poi quando ci siamo visti ormai 3-4 anni fa, a capodanno di 4 anni fa, inizio anno di 4 anni fa, che era il 3 gennaio 2018 o 19, prima del corona, proprio l'ultima proprio finestra di tempo, quella proprio prima, e poi dopo è arrivata la fine del mondo, proprio 3 mesi dopo la fine del mondo, era il 2019, sì, alla Saxa. C'è il video. State col tour. Mi ricordo quella sera, poi sono rimasto, sì, perché abbiamo mangiato insieme e poi ho dormito a casa di qualche, forse di Flavio. Beh, il 2019 è l'ultimo anno veramente prima della fine del mondo, quindi è molto molto potente. Molto potente. Figa la macchina da polizia giapponese comunque, finché non ti arresta. Oh. Vediamo la situation nel... qui. Però sai che il pesce lo compro al supermercato, qua i prezzi sono gonfiati oggi inutilmente. Ma infatti la signora a cui faccio lezione ancora italiano private mi disse... Mi hanno detto quelli del mercato di comprare il pesce prima e di congelarlo, perché poi i prezzi triplicano e quadruplicano a capodanno. Quindi hanno detto piate il pesce prima, che sennò poi so cazzi. Ed era vero. Vedete perché festa nazionale hanno messo la bandiera. Stiamo vedendo una caggingia. Vediamo un po'. Grazie mille Mibo per il Prime. Grazie mille. Faccio soltanto a loro, ma una cosa così è... Una cosa è rimasta da 8 anni che lo fanno, quindi... Gli continuo a fare, vedete, già hanno messo, non mi ricordo più, ho fatto il video sui vari addobbi di capodanno, non mi ricordo come si chiama questo, Takenomatsu dovrebbe essere qualcosa del genere, quali sono gli addobbi, ho fatto il video su tutti gli addobbi, ma me lo sono scordato. Finito il video, come l'interrogazione, no? Finita l'interrogazione scordi tutto, finito il video scordato tutto. Matsutake è il fungo, sì. Matsutake è il fungo, quindi cos'era? Takenomatsu forse, qualcosa del genere. Vedete? Nonaka. Comunque non so perché i tuoi avvisi nascono. Non lo so, Jack, non me lo dà. Non me lo dà neanche a me. Forse devi mettere la cosa che devi fare l'ultimo, premere l'ultima cosa e dire di pubblicare abbonamento. Comunque grazie, non ti preoccupare, mi dispiace perché anche vedendo adesso non esce fuori nella lista degli abbonamenti, non ti preoccupare, grazie mille. Libro giapponese vedete la giapponese, no, troppo sbatti. Certo che ormai cani e porci scrivono libri, ci sta
un esimio collega, no? In Giappone, che ha scritto un libro che lasciamo perdere. Quindi voglio dire, non posso far pure io. Guardate che bello. Andiamo qua. No, ma il libro non me lo posso prendere come impegno, non gliela faccio. Oh, vedete, hanno messo i mochi. È sempre l'offerta di sake, riso e sale. Vedete, è bello. È sempre affascinante. Ma chi lo sa, magari prima o poi, per ora non è nelle mie. Forse la cosa più che potrei darti è tempo per farlo, fino all'ora mi sa che è impossibile. È tosta. Ok, mai dire mai. Andiamo di qua. Al Nonaka Jinja. No, so, devo riprendere l'aereo, sei ancora qui, nel tuo... psicologicamente sei ancora qui. Psicologicamente. Ok. Ok, andiamo. Buon anno, Angels. Buon fine anno. No, oggi sono le 9:15 di mattina, raga, con calma, molta calma. Sì, quello è un bel tempietto, il santuarietto, Nonaka Jinja. Ok, qua siamo all'arcade. Ma stanno tutti al mercato, più che altro, eh? Sono tutti al mercato. Ciao Stefano. Bonjour. Vediamo. Qua fanno un ottimo tendon, ottima tempura. Ottima. Ci vado una volta a settimana quasi a mangiare il tendon. Che non è il tendone. Non è il tendone. Vediamo. Se troviamo un po' più di gente. E domani poi sì. Andiamo dal suocero samurai. Superhuman samurai. Vedo stanchini. No, non abbiamo fatto il tempo. Non abbiamo fatto il tempo. No, nella tomba non si è più parlato, per fortuna. Per fortuna della tomba non se ne è più parlato. Stiamo con la passione del Dragon Quest, sì. Io non ci ho mai giocato neanche a un Dragon Quest. Mai giocato nemmeno a un Dragon Quest.
qui abbiamo un tipico ristorante giapponese. La Roma toccativa, c'ha ragione. Abbiamo un tipico ristorante giapponese, McDonald's si chiama. Offre cucina tipica. Forse ne avete sentito parlare. Andiamo. L'11. Oh, Azzurri 2 e 3 si espande anche al 3. Guardato uno giocato tutti, non ci puoi nemmeno svecchiare ogni domani, di Dragon Quest. Fa freddo, oggi non fa troppo freddo, dai. Non fa troppo freddo oggi. Si sta ok. Ci si può stare. Andiamo. McDonald's giapponese hanno loro. Sì, io ci ho fatto il video, no? Ci ho fatto il video sul tutti i panini tipici del Mac. No, siamo a Sendai. Sendai nevica, sì, sto periodo, anzi, dovrebbe aver già nevicato, ma non nevica. Non nevica. Poi questo è l'anno del serpente barra drago. Anno abbastanza figo. L'anno del drago. Draco Malfoy. Quindi. Ma pure qua già c'è il mercatino, eh? Esatto, Dragone Twitch. Esatto. Qua che vendono? Ciao Marco DP. Ah, c'è lo Secci all'ultimo minuto. Vendono 16 fiori all'ultimo minuto. Sono aperti tutti i mercatini. Tutti i mercatini. Questo c'ha i caldaroste, ma ancora hanno aperto. Sono allestendo, quindi è poco da fa. Ok. Vediamo. No, niente interessante. Niente di interessante per me. Sì, avrò verso i 10, ma in generale sì, in Giappone non so molto mattinieri, ma pure il tanto la voce di un'amica mia questa, che compare in un mio video, il video in cui andiamo all'izakaya con Date Masamune, quello vestito da Date Masamune, compare. No, quelli sono fatti apposta, vendono roba più da Capodanno, sono bancarelle di Capodanno, diciamo, dai. Ma oggi secondo me la maggior parte sono aperti, oggi vorrei andare a mangiare fuori a pranzo, sinceramente, non me la devo cucinare, sinceramente. A cena sì, però a pranzo una mangiata me la vorrei fare fuori. Non me la devo cucinare, poi devo lavare i piatti. Va proprio. Per qua già hanno fatto tutti gli allestimenti là a Capodanno invece. Come potete ben vedere. Che libro usai? Sto pensando giapponese, cioè, ma vari, perché non è più che fare il libro, cioè c'è il libro scritto dalla mia facoltà, non mi ricordo neanche qual era poi. Forse non ci so Shigainen e poi, ma niente, io là è più sulla ricerca, raga. Il Giappone è più che altro la ricerca che fai al master. Quindi ho usato tutti i libri sull'argomento. I negozi più importanti aprono verso 30-10, 11 massi, supermercati roba genere perché è girato al presto, se non erro. Dipende, supermercati. Sì, alle 9 magari, se sei fortunato aprono.
Fa pure quelli aperti 24 ore, non dico i combini, ci starà Seiyu, che è una catena che vedi dai, Walmart, che è aperta 24 ore, catena di Walmart. No, razzisti dipende, sono... Io direi più che altro sono magari un sentimento nazionalista, più che altro un concetto un po' difficile da spiegare, non razzisti mi sembra esagerato sinceramente, non è il termine che userei personalmente. No, ma il master è una cosa diversa in Giappone, ma è come, cioè nel senso pure in Italia non è che vai a fare studi orientali e c'è il libro di studi orientali, a seconda della materia che devi fare, no? Quindi pure in Giappone sì, ho fatto Yonchi Soshi, la storia del pensiero giapponese, c'era il libro scritto dal dipartimento mio che sull'argomento che serviva per fare soprattutto l'esame d'ammissione, ma per il resto... Veri Midna, non so se è ancora online, questi sono quelli che abbiamo comprato da Saxa. Quelli che abbiamo comprato da Saxa. Non so se è ancora online Midna. Ma li abbiamo comprati quando siamo andati da Saxa. Tipo, sono meglio noi che voi. Sì, alcuni hanno magari questo pensiero. Non so. Quelli qua c'hanno tutti gli addobbi. No, questo è il ghirlande e basta. Qua è già aperto. Guarda, io... Per quanto riguarda il GLPT, personalmente io feci... Al tempo c'erano 4 livelli, poi dopo quando ho preso l'N1 era diventato GN1, ma prima era... Yonsan Nieikyu. Io feci dopo il primo anno di università, feci lo Yonkyu che adesso equivale al Gokyu, poi feci il Sankyu che adesso è l'N4, lo feci al terzo anno, sì, senza fare altri studi aggiuntivi. Poi il Nikyu mi bocciarono una volta quando lo feci al... quando era? Il primo anno di magistrale, non mi ricordo quando feci, poi comunque lo rifeci l'anno dopo, lo passai, è sempre Nikkyu, non era ancora N2, poi l'N1 l'ho preso nel 2013, e è stato molto difficile, N1. Pure l'N1 mi hanno bocciato una volta e poi l'ho riprovato e l'ho rifatto. Sì, quello era Kabuki. Non sono le maschere in Kabuki, ma in Kabuki sono pitturati, No, le decorazioni di Capodanno sono abbastanza Shinto. Abbastanza Shinto. E ora ragazzi, potete aiutare il canale con Amazon Prime gratuitamente per voi. Mi raccomando, non siate tirchi, se volete aiutare il canale mi raccomando. La BMG, il Mac è sempre aperto, questo vabbè, ma adesso è ancora prestino, però la gente c'è, pure quelli che lavorano oggi negozi. Tanto per vedere i nuovi followers. Vedete qua che bella buona addobbamento. Hanno fatto. Siamo a tornare prima che Rosy Kichiharu. Siamo a tornare. Però dai, 145 a quest'ora del 31 siete tanti, siete tanti, 135, adesso 10 sono andati via, 10 sono andati via.
Chris Rodo, sì. Sì, ha sbloccato tutte le stringhe, l'ha sbroccato tutte le stringhe. Oh, è aperto i Ciran, era meno aperto 24 ore, ma sinceramente e ramen proprio a st'ora non me va, faccio sincero. Combi la coppa non credo sia fattibile, ma vediamo i combini. La combini si potrebbe fare, il combini la coppe, la coppe mi sa che non me lo fanno fare, mi sa. Andiamo di qua, andiamo di qua. Andiamo qua. Andiamo qua. Ma in live sì, ma in video no. In video ho sempre portato la Coop come supermercato, eh. Sempre portate la coppe come supermercato. Live siamo andati da Seiyu, siamo andati, era aperto 24 ore, infatti ci eravamo andati l'altra volta, vi ricordate, da Seiyu. Qua il famimato, famerimato, magari più una tazza di caffè. Ah però vabbè, vediamo un po', vediamo il caffè, va. No, hot coffee da Euro, ma... ah, adesso mi ha sentito. C'era il coso, c'era lo sconto, ma lo sono scordato. Ho scordato lo sconto, sempre nel momento caffè. Dobutsu no Mori, stanno nei caffè cap di Dobutsu no Mori. Un po'. Dobbiamo tornare. Ma se t'avviso è bevibile, sì, ma il caffè all'americana, diciamo. Drip. Siete abituati a queste cose, all'inizio è difficile. Meglio del caffè in lattina, ripeto. Meglio del caffè in lattina, senza ombra di dubbio. Meglio del caffè in lattina. Senza ombra di dubbio proprio. Esatto, vedi, c'è pure il caffè, c'è pure là l'emotico. Lavoro in un grande, una famosa associazione, diciamo, non voglio essere precisissimo, però famosa a livello mondiale, qui a Sendai, nel reparto internazionale, relazioni internazionali. No, purtroppo Good è tutto rotto, non ho mai più aggiustato il bot, purtroppo è tutto rotto. Otonaburu. Ah.
Andiamo. Ripbot. Bot ormai se n'è andato e non ritorna più. Il bot se n'è andato e non ritorna più. Che palle, non mi hanno fatto fare il video dentro la Zagaia. La live dentro di Zagaia. Comunque sia un po' ondeggia, sto DJI. Ha fatto il bot. Il bot ha fatto il bot. Yam. Siete stanchi pure voi, Quella è la chiesa. Siamo a Sendai, non ricevi. Benvenuto Natsuyo. Mi raccomando, seguitemi anche su YouTube, C'è tanta roba da vedere. Allora vedi, chiesa, sei cattolica quella, la chiesa dove va Spinacio, la chiesa di Spinacio quella. Se penso domani alle 7 mia figlia ti sveglia, te capisco molto bene Duke, dovevamo iniziare prima, ma invece si è svegliata Sagurina, anche che gli è rotto un po' il culo. Si è svegliata un po' con rodimento Sagurina. Le rode un po' a Sagurina, a dir la verità. Andiamo. Ricordate, se volete aiutare il canale, avete Amazon Prime, per voi è gratis, per me è un grandissimo aiuto, altrimenti qualsiasi tipo di abbonamento, veramente siete dei supereroi, anche dite altre cose. Momento spammino finito. Cioè, questa è l'ultima live dell'anno, mi sento spompato, dobbiamo trovare un po' di content, raga. Troppo ASMR oggi. Troppo spompata questa live, mi dispiace. Nevica quest'anno? Effettivamente per ora no. Oggi fa anche, ripeto, non troppo freddo. Oggi sta anche molto bene. L'altro anno fece una nevicata esagerata. Infatti io vorrei riproporre il reel della nevicata, ma non posso se non nevica davvero, perché poi la gente inizia a fare, ma come non ha nevicato, ma visto che non nevica in Giappone, così io devo aspettare il momento giusto, perché ultimamente il canale, la pagina Instagram è cresciuta molto, quindi mi sto riproponendo i vecchi reel che vanno molto meglio di prima rispetto a prima. Ciao Davide, per caso bellissimo format per chi vuole vedere live in Giappone. Grazie mille Pierpunk, benvenuto. E seguimi anche su YouTube, che anche lì c'è tanta roba. Grazie mille. Beh sì, diciamo sono live più rilassate. Ve la assaporo apposta per il reel e poi tu. Ne vale la pena, sì. Poi reel non pagano. Ciao Lava, ti chiamerò solo Lava, non leggerò tutto il nickname, molto fantasioso, però devo dire buongiorno. Vedete, stiamo facendo live in terza persona del signore che cammina davanti. Questo è
era. Poi faccio vedere, sta al negozio di animali. Non il negozio di animali, il veterinario, non so, no, è una scuola di specializzazione per veterinari, forse, o per gente che si occupa di animali. Poi ci fermiamo sempre con Sakurina. Le faccio vedere gli animaletti. Le faccio vedere. Total Pet College, vedi, questo Sendai Total Pet College. E c'è sta Nemo, no? C'è Nemo. Le faccio vedere sempre Nemo. Sono, no, io sono un cameraman del videogioco, ma neanche un NPC. Guardate qua, sono tutti i pescioloni. Guarda, è bello che è, purelli, eh. E qui ti faccio vedere tutti gli animaletti a Sakurina. Vedete qua, sono tutti uccelli. Tutti uccellini, si vede poco con il coso. Vedete qua, sta sto pappagallo, porello, che sta scipazzo. Caro, credo sia stato il buon Goodfellas, non saprei però. Ieri ha fatto Killing Spree, ha regalato 30 sub, una cosa del genere. Medio good. Ho fatto... Sì, attaccando la però, vabbè, ma era solo per farvi dare un'idea. Per farvi dare un'idea. E darvi un insider. Oggi fanno 8 gradi in questo momento. Sta abbastanza bene. Sta abbastanza bene. Sta abbastanza bene. Sì, molto easy oggi, molto easy. Easy peasy. Carmen Queasy. Vediamo, vediamo. Sì, oggi voglio andare a mangiare fuori. Non me vado a cucinare. Non me vado a cucinare. Grazie Macord per aver regalato un abbonamento, non mi viene la parola. Grazie mille. Mystery Gift. Dunque, la prima volta ho sentito. No, è Mystery Gift che ha. Che qual è il. Sto in PC. Ok, è un Mystery Gift, però. Interessante. Mystery Gift. Che succede? Che sta a fare? Fatto un macello. Non lo so, ci sta un buon ristorante cinese. Qua vicino. Dove vorrei andare? Perché è famoso, molto famoso. Qua a Sendai, non ci siamo mai andati. Bisogna essere aperto, perché probabilmente magari dice, ma sti cazzi, sono famoso, oggi me ne sto proprio a casa a non mangiare cinese, però domani non so se farà live, domani non penso abbia senso fare la live, perché stai tutti, cioè con 8 ore di differenza, è proprio mentre tutti stai partecipando facendo il capodanno, quindi non credo abbia senso fare domani a live, a dire il vero. Più il primo avrebbe senso, domani proprio non ne vedo proprio il senso, forse. Vabbè, ma stare tutti a fare il countdown, ragazzi, non so se ne vale la pena, a dire la verità. E vabbè, va. Oggi li vedo stanchi, sono stanco pure io. Devo fare la spesa, devo sentirci chiaro che dobbiamo fare. Fatemi mettere qua. Ok, allora. Tanto poi vi rifaccio anche il prossimo. Cioè, domani gli auguri su tutte le
le piattaforme possibili e immaginabili, quindi intanto proprio vi faccio in anticipo. Grazie per avermi seguito in questo 2023, in tutte queste live e nei video e nei post, anche soprattutto qua in live, ma siamo su Twitch, quindi per avermi seguito nelle live. Nonostante tutto, grazie mille, nonostante tutto, grazie mille. Io vi auguro un buon Capodanno, un buon inizio 2024, tanto ci vediamo subito, perché penso di fare le live poi anche, ripeto, l'uno, domani non credo, domani facciamo un po' di pausa. E quindi, che dire, è stato un bellissimo 2023, pieno di sorprese, pieno di cose nuove. E come sempre, grazie ai moderatori per aver moderato per tutto questo anno e anche quelli prima, grazie agli abbonatori per essersi abbonati tutti questi anni, grazie ai regalatori che hanno regalato tutto questo 2023, grazie ai followatori che hanno followato nel 2023, che mi followavano prima e hanno seguito tutto questo 2023, grazie ai lurkatori che non si sono mai iscritti nonostante il lurk durante tutto il 2023 non si sono mai iscritti, grazie ai lurkatori. Io questa era l'ultima live un po' fiacchetta, mi dispiace, del 2023. Vado a fare la spesa, vediamo un po' che dobbiamo vedere. Io Yotoshio, Renemo Yoroshiko Negashimasu, ci vediamo sempre qua. Senta, sbatto troppo le mani, sacco di mani, non è incredibile. Come sempre vi giappone è tutto, ci vediamo nel 2024, grazie a tutti. Ah, vabbè, fammi vedere se ho dimenticato qualcuno. No, a posto. Grazie a tutti, ci vediamo, preparatevi un buon anno, ciao ciao!